Nella gara di ritorno della finale juniores il Torrazzo in maglia verde supera 2-0 il Romanengo, bissando il successo della gara d'andata per 3-2 e conquistando il titolo provinciale. Buona la gara dei ragazzi di mister Bencina che, grazie a un'ottima organizzazione difensiva, prima hanno fatto sfuriare le incursioni romanenghesi per poi affondare il colpo in contropiede. Fase di studio, la prima azione degna di nota è una punizione del Torrazzo che il portiere del Romanengo para senza problemi. I ragazzi di Tarletti rispondono con una verticalizzazione per Pietro Pastormerlo anticipato da Galimberti. Ancora Romanengo, Mazza non sfrutta a dovere il passaggio filtrante di Lafronza. La squadra ospite non sta a guardare, da una mischia in area la palla finisce alla fine in calcio d'angolo. Il Romanengo risponde con un tiro dal limite di Pastormerlo respinto di pugno da Donnarumma. Sali prova un'improbabile rovesciata e, dall'altra parte del campo, un traversone di Mazza non trova compagni liberi in area di rigore. Il Romanengo si fa più insistente in avanti, ma il tiro di Pietro Pastormerlo colpisce Mazza sulla schiena per un nulla di fatto. La squadra di casa spreca poi un'occasionissima per andare in vantaggio. Mazza non sfrutta il perfetto cross di Sacchi, spedendo alto sopra la traversa. È il momento migliore dei locali. La Fronza, su calcio piazzato, non ha fortuna e Galimberti mura un tiro di Pietro Pastormerlo dal limite dell'area. Gol sbagliati, tanti e gol subito. Al 44esimo il Torrazzo affonda e passa in vantaggio con Sali. Secondo tempo, Donnarumma in uscita anticipa Mazza. Poi il Torrazzo resta in 10 per l'espulsione di Loca, subentrato a Sali per fallo di reazione. Il Romanengo è pericoloso su calcio d'angolo, ma il portiere ospite fa buona guardia. La squadra di casa costruisce molto, ma concretizza poco. La Fronza dalla distanza tenta il tiro che riaprirebbe l'incontro senza troppa fortuna. Il Torrazzo gioca invece di rimessa, Zuccotti attento in uscita. Il Romanengo non capitalizza altre occasioni, prima con Greci, palla alta sopra la traversa, e poi con Francesco Pastormerlo. La porta di Donnarumma appare stregata e al 77esimo Iaba in contropiede trafigge Zuccotti per il raddoppio del Torrazzo che chiude la pratica. Il Romanengo va KO ma cerca almeno il gol della bandiera, Mazza in ritardo sul cross di Sacchi. La rete non arriva, insomma, e il Torrazzo alza con merito la Coppa di Campione Provinciale. Vai,